presentazione a Roma che mette in evidenza tutta l'attività dell'associazione che raggruppa i consorzi delle indicazioni geografiche. Allora facciamo un po' di, e tiriamo fuori in ballo, un po' di numeri. Intanto eh, come sta andando l'attività di coordinamento dell'associazione che raggruppa quanti consorzi adesso Presidente? 64 consorzi che eh, è uno che è arrivato ieri 65 per la verità. Quindi direi la mh, gran parte, o meglio una parte, assolutamente preponderante in termini di volumi, in termini di fatturato eh, delle denominazioni di origine protetta. Poi è eh, evidente che in, in questo senso è necessario capire eh, qual è la possibilità da parte di una Numero importante di denominazioni di organizzarsi in un consorzio in virtù dei quantitativi che hanno a disposizione e quindi delle loro risorse economiche e conseguentemente delle risorse organizzative. Il nostro compito è principalmente quello di organizzare l'attività. Eh, delle indicazioni geografiche e del, dei prodotti che mh, poi caratterizzano la nostra attività, il nostro settore. Quindi da un lato una eh, spinta di tipo organizzativo di un supporto a, tutti, eh, a tutte quelle produzioni che via via si stanno avvicinando al mondo delle indicazioni geografiche e che quindi si adattano a tutta una serie di adempimenti, il più importante dei quali è il fatto di avere un disciplinare. Una certificazione e un ente che controlla la qualità e le modalità produttive e poi tutta un'opera, evidentemente tutto un lavoro che viene fatto a livello delle istituzioni per far sì che le indicazioni geografiche vengano riconosciute soprattutto a livello internazionale. Non abbiamo bisogno di fare questo lavoro in Italia dove la sensibilità è già alta ma... In Europa in parte e soprattutto fuori dall'Europa il lavoro è tutto da costruire. Ecco, per l'appunto lei quindi mi offre lo spunto per la prossima eh, domanda. Ecco, nella sensibilità comune europea, nell'Unione europea, come sono visti i consorsi di tutela? Allora, la comunità ha fatto un passo importantissimo nel 1991 con una legislazione dedicata alle indicazioni geografiche. E questo poi ha dato seguito a tutto uno sviluppo di cui oggi cominciamo a vedere i risultati, perché veramente il movimento sta diventando un movimento davvero internazionale. Quindi nella comunità abbiamo trovato la giusta sensibilità, poi non in tutti i paesi c'è lo stesso livello di attenzione, eh, perché evidentemente nei paesi del nord Europa c'è un po' meno interesse, i paesi del sud dell'Europa, l'Italia, la Francia, la Spagna sono molto più attenti in questa direzione. Però c'è una pressione piuttosto forte presso i competenti organi comunitari a sempre nuove registrazioni, anche da parte dei Paesi entrati solo negli ultimi anni a far parte della comunità e questo evidentemente aumenta il livello di attenzione nei confronti delle IG e aiuta anche noi a portare a casa tutta quella serie di provvedimenti di carattere legislativo che ci garantiscono la migliore tutela e la migliore evidenza delle produzioni. Il panorama cambia molto quando si esce dai confini della comunità europea. Ecco, mh, 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 prima di arrivare ecco, al resto del mondo io volevo fare un passetto indietro e, e quindi cercare di, di configurare no, quello che è il vostro compito, un compito che non si esaurisce con una dimensione economica ma ha un senso vero e proprio culturale. Che cosa significa? Me lo specifica meglio perché lo avete scritto anche nelle cartelle del comunicato stampa, eh, quindi un ruolo di garante, di tutela eccetera, però... Che salvaguardia l'idea culturale, oltre che economica, della difesa di un prodotto. Beh, questo è eh, direi un passaggio assolutamente fondamentale nel mondo delle indicazioni geografiche. Far eh, capire che dietro a una produzione non c'è soltanto un aspetto di carattere economico legato a un fatturato, ma c'è un aspetto esatto. di culturale profondo legato a un territorio, legato a delle tradizioni, legato a una, a una cultura, a un modo, anche a un modo di vivere. E eh, questo è un elemento che caratterizza fortemente le nostre produzioni e dal quale non possiamo prescindere, al di là dei fatturati che queste sviluppano. Evidentemente il fatturato poi dà alle, alle singole eh, denominazioni la possibilità di, di espandere i loro confini dal punto di vista commerciale, però l'aspetto culturale è determinante e que tutto questo è stato diciamo, portato in grande evidenza in occasione del G7 che si è svolto eh, due settimane fa a Bergamo dove si sono incontrati i ministri dell'agricoltura dei sette paesi più industrializzati del mondo e dove noi abbiamo organizzato il giorno precedente una, eh, un incontro. Fra le DOP eh, di tutto il mondo, infatti erano presenti i rappresentanti dei paesi africani, dei rappresentanti statunitensi che arrivavano da fuori Europa, per portare all'evidenza di quello che è oggi un consesso estremamente autorevole il valore sociale ed economico delle indicazioni geografiche. Tenendo anche conto che uno dei due argomenti nell'agenda dei ministri dell'agricoltura era proprio legato ai flussi migratori e quindi. Il fatto di poter eh, mettere in luce che le indicazioni geografiche assicurano ad un territorio, ad una popolazione, ad un modo di produrre la garanzia di presidiare il territorio e di permanere su quel territorio avendo le giuste ricadute economiche e sociali era un elemento che si sposava perfettamente con l'argomento e direi di grandissima attualità. Magnifico. Io chiudo, Presidente, semplicemente dicendo questo. Lei ha ben detto all'inizio dell'intervista che la coscienza a livello del consumatore italiano è aumentata, c'è stata quindi una presa di coscienza eh, sempre maggiore. Il merito è dei consorsi e di chi coordina questi consorzi Insomma, siete soddisfatti del lavoro fatto fin qui? beh Direi che è stato fatto un lavoro decisamente importante. Tutta questa sensibilità non c'era fino a 4-5 anni fa, sì. quindi c'è stato un salto significativo in questa direzione. Certo, la strada da percorrere è molto lunga, però i segnali sono davvero importanti e se vogliamo coglierne uno importantissimo sono gli accordi bilaterali che la comunità eh, europea sta portando avanti con i singoli paesi fuori dalla comunità che portano sempre tutti all'ordine del giorno fra i punti salienti il riconoscimento delle indicazioni geografiche. Poi evidentemente ogni trattativa ha una storia a sé, ne abbiamo appena chiusa una ed è entrata in vigore quella col Canada del 21 di settembre, è a buon punto una trattativa col Giappone, un po più diciamo, lontane sono la chiusura di un accordo con la Cina e col Messico, però in tutte queste le indicazioni geografiche sono nei primi punti dell'agenda della Comunità europea. E questo ci dà un po' la dimensione dell'attenzione che c'è a livello internazionale per le indicazioni geografiche e della possibilità di sviluppo e anche diciamo così, del senso di responsabilità che dobbiamo avere in questa direzione.